Bentrovati amici sportivi di Otto Channel. La domenica azzurra, stavolta, va in trasferta. Puntata speciale dedicata a Diego Armando Maradona, di cui ricorre il secondo anniversario della scomparsa. Lo facciamo con una copertina, con un'intervista esclusiva a Corrado Ferlaino, in cui si parla anche del Napoli attuale di De Laurentiis, e con un salto presso il santuario, il museo di Maradona a Casa Vignati, con tanti cimeli ed emozioni nel segno di Diego. Buona visione. 在夜中。 La cosa bella è che la mia città, la mia gente, i, i napoletani e gli argentini mi, lo, fanno, lo fanno tutti i giorni. Un grande orgoglio il fatto che ci sia tanto amore per, per papà e per, per, per la mia famiglia, quindi io sarò eternamente grato a questa gente. Amici sportivi, buonasera, questa sera Domenica Azzurra con un presidente che ha fatto la storia del calcio, il presidente degli scudetti della Coppa UEFA, il presidente di Maradona, un napoletano che ha dato lustro alla città, non solo nel calcio, siamo molto felici di essere con l'ingegnere Corrado Ferlaino, buonasera. Buonasera. E grazie per essere con noi. Come sta? Benissimo io. Tutto bene? Sì, <ride> facciamo... Eh? Sì. Sono giorni però un po' tristi questi, perché due anni fa purtroppo veniva a mancare Diego Armando Maradona. Cosa ti rimane di quella giornata di due anni fa? Beh, io stavo, stavo trattando una cosa in banca e quando me lo disse, uno avrebbe, ho avuto questa telefonata, non so, non so da chi, che mi, mi raccontava quello che era successo. E rimasi veramente, eh, non dico che ho pianto, ma quasi insomma. È più arrabbiato o più amareggiato perché poi alla fine dico: Armando Maradona è morto in solitudine. Non lo so. Ho avuto un certo periodo che volevo sapere, volevo pure andare in Argentina per, per, per sapere, poi ho pensato che era inutile, era completamente inutile. Beh, probabilmente, probabilmente non l'hanno aiutato. Diciamo così, è un buonismo: non, non l'hanno aiutato, ma molto di più. Forse è un po' il destino dei grandi geni, maledetti, una vita sregolata ma, e eh, finiscono non è sempre così. la maledetta. ma insomma, Maradona è, è venuto a Napoli per una serie di coincidenze. In pratica era scritto nel destino che Maratona doveva venire a Napoli e giocare a Napoli. Del resto, in quale altro club, in quale altra città, con quali altri sportivi poteva veramente convivere come ha convissuto qui? Eh, lui era argentino. ma Io penso che qualche volta penso che, che era nato a Napoli di nascosto e poi è andato in Argentina perché era, era quasi napoletano, insomma, come educazione, come modo di pensare, come, come ribellarsi anche perché il napoletano si ribella, non, non vuole obbedire alle leggi, alle regole. Eh, lui obbediva solo alle regole calcistiche e in, in campo, era di una squisitezza, di una di una sportività enorme, ma fuori campo poi sappiamo tutti la vita di Maradona. Ecco, a distanza di anni, tante cose sono dette su Maradona tante volte, lei lo ha detto. Ma a distanza di anni, cosa ha rappresentato per lei Diego Maradona, Diego, quindi non solo Maradona, il ragazzo, e eh, anche per Napoli? Io, per me, è stato lo sforzo di tanti anni precedenti eh, che, in cui cercavo di. Di far vincere il Napoli, qualche volta c'è stato anche vicino, eccetera, ma non ci sono mai riuscito. Perciò per me è stato praticamente il risultato di un grande sforzo. Eh, il premio per questo grande sforzo che, che io ho fatto. Per Napoli, per i napoletani, è la stessa cosa, perché di fatti eh, tanti giocatori sono stati grandi, magari non come Maradona, ma sono stati grandi. Però a Napoli, tuttora, il mito di Maradona. È un mito enorme, praticamente. Quindi, i napoletani l'hanno amato, amato profondamente. Sempre a distanza di anni, c'è qualcosa che avrebbe voluto fare per lui e non ha fatto, qualcosa che avrebbe voluto dirgli e non ha avuto il tempo di farlo? No, il problema è che io, un presidente deve stare sempre un po' distaccato dai giocatori, non può vivere insieme con i giocatori. Forse questo, se stato più vicino forse, ma. Ma lui non, non credo che poteva fare niente perché eh, c'era ben poco da fare. È qualcosa che poteva dirgli? Avrebbe potuto dirgli. Eh, sì, Maradona non, si, non sentiva neanche se stesso, figurarsi se sentiva me. Quindi, no, ma ma, ma Guardi, Maradona ha fatto delle cose eccezionali. Siamo andati a trovarlo prima della trasferta a Mosca, eh, ci è andato Moggi a casa, eccetera se ricordò bene, e lui non, non era in condizione di partire. Partimmo, mi pare, il giovedì o il venerdì. Lui subito dopo si riprese, prese l'aereo privato a sue spese e ci, ci raggiunse a Milano. L'allenatore non lo voleva far giocare, poi mi pare che giocò. Io, io tanto feci, mi pare che lo feci giocare nel secondo tempo Non ricordo, a me sono passati 50 anni, 60 anni Non so quando sono passati È vero è, In effetti poi la distanza dai campioni di oggi Molto aziende individuali Per esempio Messi che in questi giorni ha fallito l'esordio con l'Argentina E anche in questo, oltre che in tutto il resto Nel carisma, certo, certo. nella classe C'è ancora una eh, possibilità di paragonare Madonna a Messi lui, lui oltre ad essere un grande giocatore Forse il più grande che... Che, io ormai, che ho mai conosciuto, era uno che aveva in campo aveva un grandissimo carattere. E lui lui diceva, diceva ai compagni, se state in difficoltà, buttate la palla dove sto io e ci penso io, non vi preoccupate. Perché lui praticamente, quindi lui dava sicurezza a tutta la squadra, L'opposto di Messi che si va nascondendo nei momenti di... Eh il... sì, certo, no, no, non voglio fare... Eh, è proprio, eh, diciamo non esiste il paragone per la, per la con questo eh? abbiamo detto tutto con questo diciamo tutto se non c'è paragone, propria... paragone non c'è non, non c'è facciamo un tuffo dei ricordi insieme ne faccio vedere alcune foto sì, partiamo sì. da questa che le ricorda? Questo qui mi ricordo quando facevamo la conferenza il primo giorno che arrivò Maradona se non sbaglio e che c'era un, un giornalista francese che mi disse che che i soldi li aveva messo praticamente la camorra, aveva comprato la camorra a maradona. Io lo cacciai questo giornalista, anche perché i soldi, sorto morto, li avevo messo io, un po' i miei, un po' con la banca, ma con la mia fiducia. Quindi praticamente, puoi immaginare, se a uno che, che già rischia tanto per avere un giocatore, gli dicono che i soldi non sono sono della Camorra. Io poi la Camorra non l'ho mai conosciuta, quindi, quindi tutto che, che a Napoli c'è cioè, certamente, che lavoro molto anche a Napoli, ma io non l'ho mai conosciuta la Camorra, non mi so neanche dove sta. Primo, qualche giorno prima, quando il 30 giugno, quella era la presentazione del, del 5 luglio, eh, lei fece quel volo: Napoli-Milano, Barcellona, poi ancora sì. Milano, la storia sì, della sì. busta se vogliamo ricordarla, i giovani sì, tifosi certo, di certo. Napoli. Perché si dice ingegnere, che lei diede una busta al guardiano del calciomercato che appunto sì, scadeva perché, il 30 gennaio. Sì, si chiudeva con, il... Senza firma, si dice. Sì, si dice. Vabbè, e poi la si è studiata nel corso della notte con quella di Maradona, con la busta eh, vabbè, con la firma di Maradona. Sempre napoletano, sono qualcosa, un, un minimo di di, di, di... me la ce l'ho pure io <ride> fu un colpo di genio obiettivamente non lo so ma comunque è successo è successo una cosa simile qualche ora prima un cameriere a Barcellona lei prese il caffè e brindò mi sembra no? con Celentano con Giuliano eh, che ricordiamo con piacere e il cameriere spagnolo disse meno male che l'avete preso Maradona avete fatto eh beh, bene beh, a toglierci al di torno, disse anche che Maradona praticamente teneva la pancia si stava ingrassando tremò. non giocava più eh? Lei tremò. <ride> Io ho speso sacche di soldi. Potete immaginare questo whisky? Da allora non ho più bevuto whisky. Il whisky mi diceva così, lo sai. <ride> stavo aspettando che mi telefonavano in albergo dove stavo in quel momento perché stavo tutti tutto in avanti eh, per, per, per pigliare l'aereo e tornare in Italia. Praticamente portare la busta in, in, in Lega Calcio. Eh, a tempi scaduti, a tempi finiti, ma che, che riusciva a, a portare questa busta praticamente ancora in tempo. Quella conferenza lì, eh, è il giorno della presentazione di Maradona al San Paolo, lei era, aveva chiaro in mente che si stava facendo la storia del calcio italiano mondiale e del Napoli? No, no, no. Anzi, eh, tutte le volte che adesso voi mi parlate di Maradona, eh, tutte quelle volte che i napoletani mi parlano di Maradona, mi ricordo sempre. Quando l'ho preso, non potevo proprio pensare che, cioè, che nelle piazze di Napoli ci sia la fotografia di Maradona. Io, quando parlo di Maradona, mi viene ancora le lacrime agli occhi. Eh, no, ma Non lo potevo proprio pensare. Eh, ho comprato, eh, ho acquistato le, le prestazioni sportive di tanti giocatori di calcio. Eh, qualcuno eh, come tipo Savoldi speravo che potessero praticamente. Eh, dare qualche cosa di più a Napoli, ma eh, l'unico che ha dato veramente molto a Napoli è stata Maradona, forse anche Careca, forse anche qualche altro per l'amor di Dio, ma anche il Napoletano. Bisogna anche dire che era un Napoli diverso, che io almeno eh, era un calcio diverso tra l'altro. Eh, però tenevamo Soccavo, che era, il nostro, che, che era il nostro rifugio, ma tenevamo pure Marianella, Marianella, avevamo tre campi. Eh, quindi noi facevamo i campionati di calcio dei, dei ragazzi eh, cioè, giocavano nei vari campionati eh, 12-13 giocatori a squadra magari giocavano 10 squadre quindi 120 giocatori eh, sono usciti pure i Ferrara, sono usciti praticamente i Cannavaro sono usciti praticamente da, da, da questa situazione era, era tutto un altro mondo, tutto un altro calcio Ancora foto e eh, poi si arrivò a questo giorno particolare, 10 maggio 87. Certo, certo. Mi, sì, sì, mi portarono in braccio, io veramente potevo ancora camminare, ancora camminare adesso eh, che c'è un del Ma mi portarono in braccio e eh, eh, perché no? L'emozione è ancora viva. Certo, 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 ma anche negli spogliatoi dopo, sa, che sai cos'è? Vincere il primo scudetto è stata una cosa enorme tanto enorme e tanto, e tanto a sorpresa che non eravamo preparati già al secondo eravamo più preparati quindi avevo preparato la nave i giocatori perché dopo il primo scudetto i giocatori avevano finito il campionato e quindi ognuno andava per i fatti suoi e i giornali del nord pubblicarono che qualche giocatore mh, se, non, so, non si era comportato benissimo eccetera eccetera per evitare questo il secondo scudetto ho preso tutti quanti l'ho messo in una nave con i parenti di eh, Ferenc ci stavo io eh, mi pare Moggi se non sbaglio praticamente Troisi. Eh, eh, eh sì no Ferrara si portò Troisi, perché Ferrara era amico di Troisi, e fu l'unico strano che ci stava nessun giornalista salvo Carlo Giuliano logicamente certo. nessun giornalista eh, eh, diciamo giocatori e mogli, questo è tutto. Però prima una scudetto, grande festa e sulla nave sotto il Castel dell'Ovo a vedere i fuochi d'artificio. Prima del secondo scudetto c'era anche un altro trionfo, però prima dobbiamo ristabilire, ammesso che sia messo in messa in discussione una verità storica. Ma Cassano che dice che il Napoli di Maradona vinse il primo scudetto con Maradona e dieci scappate di casa eh, a Cassano parla così. Eh, chi sono. gli ha insegnato a parlare penso nessuno eh? penso nessuno ricordiamo no, Bagni no. di Napoli Romano Guardate, non vale neanche vale la pena di, di rispondere a questa domanda è una bugia storica clamorosa prima dicevamo del secondo scudetto c'è questo trionfo europeo sì, qui certo. questa foto è con Maradona mm. al San ma questa, Paolo e giro San Paolo, di campo sì, sì. quando Dicono, che le, le dissi un orecchio, allora Presidente mi lascia andare. Non è vero, non, mai, non me l'ha mai detto, è stata una bugia che non so chi l'ha detta, ma diciamo così, ma non mi ha mai detto questo, mai, mai detto questo. Del resto, un giocatore, allora erano altri al tempi. Quando un giocatore faceva un contratto con una società era un contratto a vita. Un contratto che poteva durare tre anni, quattro anni come giocatore. Però non poteva andare in un altro club. C'era il vincolo. C'era il, il vincolo. vincolo. E Maradona, quel secondo scudetto, a cui arriviamo tra poco, eh, le disse anche qualcosa in ispirato di ispiratori. Però lei ha sempre detto che la vittoria della Coppa UEFA a Stoccarda è stata un'emozione addirittura più forte, più particolare rispetto a quella degli scudetti. Quella di? Di Stoccarda, la vittoria della Coppa Uai. Ah, di Stoccarda, sì, Stoccarda, sì, perché cioè, la, 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 la vittoria di Stoccarda eh, per me aveva un altro significato anche perché. Vedete, tutto, quando finì la partita, io eh, presi, mi presi quella coppa eh, e me la portai in macchina. C'era un aereo privato, e quindi feci, feci dallo stadio all'aeroporto in macchina, guidando io, perché era eh, una macchina fittata alla Erz locale, eh, una società locale di, di automobili. Eh, e c'erano tutte queste strade imbandierate, tutte azzurre. Lei si emozionò. E Mi è emozionato ancora raccontarlo, perché dallo stadio fino a, stavamo... Non stavamo in Germania, stavamo in Italia, capito? E vedere tutti quei mediali del surre dallo stadio fino all'aeroporto, è una cosa meravigliosa. Perché tutti i meridionali si identificavano con Napoli. Tutti i lavoratori, probabilmente in Germania, meridionali. E tutti si identificavano con Napoli. Ed era praticamente... Ed era praticamente un senso di rivincita e noi avevamo dato spirito e coraggio a questi napoletani che lavoravano lì che avevano vinto qualche cosa e che erano, che erano magari che erano maltrattati in Germania eccetera eccetera ma che si erano rivendicati con quella sera con quella partita quindi è una cosa meravigliosa una cosa bellissima per Laino, con Maradona e con tutti gli altri, eh, discattato socialmente Napoli nei confronti del nord, con gli scudetti, ma tutti i meridionali italiani in Germania con quella vittoria da Coppa UEFA. Allora andiamo al secondo scudetto, qui queste doppia foto, la festa sulla nave e l'intervista di Maradona a lei negli spogliatoi, zuppi di champagne e di acqua. Certo. Ecco, che emozione ancora si ricorda Maradona lì? Fu ancora una volta protagonista del secondo Scudetto insieme agli altri. Eh, io, io ho 91 anni, eh, ho vissuto molto, ho avuto giornate come tutti, giornate belle giornate brutte. Giornate belle moltissime devo dire, Gran, grandi vittorie anche nei miei campi, sono un costruttore, ho, ho lavorato moltissimo a Napoli, in provincia, a Capri, eh, anche a Milano, ho fatto dei palazzi a Compagnia bella. Quindi ho e poi ho venduto anche bene questo, questo, il prodotto che avevo, che avevo Però devo, devo dire che, giornate belle ne ho avute tante, feste ne ho, avuto, ne ho fatte tante. Però, diciamo, quella di Stoccarda, certamente, è la più bella, forse la più bella giornata della mia vita. E quella che lei mi mostra è lo sforzo praticamente di, di tanti anni di sacrificio. Ma 33 anni sono bastati, avrei voluto fare qualche anno in più nel Napoli. 103 anni sono passati? No, perché mentre il secondo scudetto io eh, pensavo che eh, il mio tempo era finito. Cioè, non, non ci sta il mestiere di presidente. Io sono ingegnere, eh, eh, ci stanno i medici, gli avvocati, ma non ci sta. Che, che fai di mestiere? Faccio il presidente di una squadra di caccia? No, non c'è. Quindi a un certo punto tu puoi stare eh, in un club, un club prestigioso come quello di, di Napoli, ma poi a un certo punto non puoi fare la vita quindi a un certo punto devi andare via, dopo il secondo scudetto io andare via, nessuno voleva, il Napoli, poi è arrivato Corbelli, che, che, e quindi praticamente sono riuscito ad andare via. Tornando a Maradona, secondo lei il Napoli e anche il comune di Napoli attualmente fanno abbastanza per ricordarlo, riferimento al museo, a cose del io, genere? Io, io non voglio fare questi attacchi che sono inutili praticamente, eh. per ricordare il pubblico certamente è imbattibile in materia, a Napoli soprattutto le persone che hanno una certa età i ragazzini forse un po' meno ma tutti ricordano, hanno questo ricordo enorme di, di questo grande giocatore questo grande giocatore argentino-napoletano 33 anni la sua presidenza 33 anni dopo questo Napoli potrebbe di nuovo vincere lo Scudetto si è lei. giocato molto molto bene è un Napoli quasi uguale a quello dell'anno scorso se, se vediamo con più, probabilmente più, più riserve, più, più, più possibilità di cambi, eccetera, eccetera. Però, è quasi, però scende in campo con la convinzione di essere il più forti. L'allenatore, probabilmente l'allenatore, che è un ottimo allenatore, eh, li ha, ha convinti che loro sono veramente più forti. Scendono in campo con la convinzione di essere più forti. E sono veramente più forti alla fine. Secondo lei chi è l'anti-Napoli in questo momento? Più... Non lo so, non lo so perché io pensavo il Milan onestamente e forse lo è ancora il Milan. Ma prima cosa c'è da domandarsi, ma esiste un anti-Napoli? Perché il Napoli come sta giocando, se continua a giocare così, non esiste un anti-Napoli. A ah, Napoli, lei lo sa, c'è sempre il timore che la vecchia signora, la Juventus, e Ecco, la abbia... Juventus, lei che aveva iniziato malissimo, adesso è andando un po' meglio. Sì, ma... La migliore squadra secondo me è sempre il Milan rispetto alle altre. Lei ha sempre detto in passato che ha vinto i scudetti sicuramente grazie a Maradona, alla sua gestione, agli altri calciatori, a Teve Bianchi e allo staff, però anche perché capì a un certo punto, mi corregga se sbaglio, che bisognava entrare nel cosiddetto palazzo, consigliere federale Ferlaino. Le, gli appoggi mediatici della Rai con Biagio Agnes eh, e dei ministri. Dei, oggi De Laurentiis dovrebbe fare lo stesso, o se è ancora io, questo il caso. Io non voglio fare dei, dare dei suggerimenti a De Laurentiis. De Laurentiis, Ogni presidente ha un carattere, ogni presidente praticamente, ogni, presidente, ogni uomo nella vita praticamente sviluppa il proprio carattere. De Laurentiis ha un suo carattere, un po' romano, magari, diciamo così. Non napoletano, quando parla io stendo a capirlo perché lui parla un po' di romano, ma comunque, eh, comunque va, bene, va bene così. Non c'è bisogno di appoggi politici, insomma, o di, di potere? No, lo so, ma è un fatto suo, ognuno praticamente <ride> si regola Just. come vuole. Facciamo ancora un piccolo foto intervista, appunto le metto insieme questa foto, lei con De Laurentiis. Sì. Qual è il rapporto anche umano che ha avuto, vi siete incrociati varie volte. Sì, siamo incrociati, siamo, ci siamo... Lui mi ha invitato a delle partite, e siamo stati seduti vicino. niente, Va bene così. Lei si aspetta un invito a giugno? Io, se, 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 <ride> se sarò a Napoli, perché sto, eh, probabilmente a me piace molto viaggiare, se sarò a Napoli mi farebbe molto piacere a giugno. Comunque vada, il campionato sarà sempre un campionato. Comunque vada, è stato sempre un magnifico campionato del Napoli. Sarà stato, succederà comunque vada. questo campionato stupendo, chiuderà questo campionato stupendo, e, e mi, farebbe piacere, eh, mi farebbe piacere andare a vedere l'ultima partita. Faccio vedere questa foto, Luciano Spalletti. Sì, è un allenatore che le piace anche per quello che dice, oltre a quello che fa. Eh, in campo. Guardi, gli allenatori io non. non li giudico per il carattere, non li giudico per il resto. Quando io iniziai la mia, a fare il presidente di calcio, non c'erano neanche i preparatori atletici. L'allenatore faceva anche il preparatore atletico. Cioè adesso le squadre di calcio hanno preparatori atletici, medici particolari e, e tutto il resto. E l'allenatore è quello che comanda praticamente que tutti questi tecnici, tutte queste cose. Lui, per dire risulta, molte squadre. Avuto, lui ha allenato molte squadre e all'inizio del campionato sono andate sempre tutte bene. Eh, non so, io spero che lui continui a andare bene per, per tutto il campionato. E poi le faccio vedere questo, perché lo sa che c'è una sorta di eh, coaramania, cuaraschelia. Sì, sì, ma l'ultimo due o tre partite non ha giocato e il Napoli ha giocato benissimo lo stesso. quindi È una cosa in più. Lui è un grande giocatore... Un giocatore che gioca solo inizia molto bene, salta l'uomo, è eh, un grande giocatore, però il Napoli anche senza di lui eh, ha vinto una serie di partite ultimamente. Prima di salutarle faccio ancora qualche domanda su, su questo ragazzo e sui ragazzi di oggi, le tanti grandissimi campioni ha ingaggiato per il Napoli, non solo Maradona, Careca, Crolle e tanti altri, ha qualcosa di speciale l'X Factor come si dice? Eh, lui eh, no perché lui giocatori che giocano sulla sinistra così bene, velocissimi, che scartano l'uomo, il Napoli no, non è che ne ha avuto molto sulla sinistra così. Eh, perché Insegna praticamente è un altro tipo di gioco rispetto a lui, è un altro tipo di carattere anche rispetto a lui. Eh, ma comunque, diciamo così, che, eh, sono, eh, Insegna ha giocato negli ultimi dieci anni, proprio non so quanti anni, ha giocato praticamente eh, al suo posto, ma. Eh, è tutto un altro tipo di giocatore. Se le faccio questi paragoni, Kim Bruscolotti, Osimen Careca, Lobot Romano, anche se. Sì, ma sì. mi faccio Bagna. questi paragoni perché ogni giocatore <ride> ha una sua caratteristica, ogni giocatore ha una sua personalità. Eh, fare un paragone è difficile, è quasi impossibile. Però Sosimen volevo sapere il suo parere perché tanti attaccanti ha avuto Vai, nel Napoli. Sì, ma non. Osimen è un giocatore molto veloce, eh, molto determinato. Eh, segna pure di testa eh, ultimamente, praticamente, quindi è anche molto bravo così. Sicuramente eh, è un grande centravanti, indubbiamente, però è diverso da Car dai Careca, di, di, di anche dai Savoldi, eccetera. Eh, Savoldi era più statico, eh, Careca era più destro, so soprattutto. Eh, non si possono fare paragoni. Piccolo passo indietro, 33 anni di presidenza, c'è qualcosa che vuole dire... Ad Otto Chan nella Domenica Azzurra, che non ha mai detto, ma anche per ristabilire certe verità, guardi, anche se il tempo è calantuomo. Poi mi fanno tante di quelle interviste che penso che ho detto tutto, anzi, qualche volta ho inventato pure. Ah, però devo dire che. Oggi lei è riconosciuto anche per strada, mm. come il presidente di Scudetti, è festeggiato, ha preso saremo... un po' di rivincita da, da degli anni un po' turbolenti in cui no, del, il tempo del, poi è restabilito. Il, il tempo è galantuomo, certamente, il tempo è galantuomo. Eh, io, questo è brutto perché a me piace molto viaggiare, però a Napoli so così bene e così bene che chi me lo fa fare di viaggiare? Rimango a Napoli, mi faccio una passeggiata per, per Via dei Mille. Ma... La vede, le vede ancora le partite del Napoli, prima sempre. e secondo tempo? Sono sì. allora, sempre solo il primo tempo perché, perché io voglio salvare il mio cuore, quindi, siccome sono molto tifoso e gli ultimi minuti di una partita sono emozionanti, quindi, per salvare il mio cuore, solo il primo tempo, poi faccio gli scongiuri e sento il risultato, sento il risultato dove mi porta fortuna. Ingegnere da Napoletano, qual è il suo sogno attuale? Per Napoli, per il Napoli, per, per sé. Sì. Napoli era una grande città, una, era, una, era una grande capitale. Eh, il mio sogno è che Napoli ritorni ad essere quella che era prima, eh, che era prima del 1860, che era una grande eh, capitale, forse una delle più grandi come città, forse era la più grande di, di Europa in quel momento eh, ed, era, ed era stimata in tutto il mondo. Che, che, mi piacerebbe che Napoli... Io vado a Milano e devo riconoscere che Milano ha un passo in più rispetto a molte altre città. Io non prendo mai il pullman, ma a Milano prendo il pullman perché sono puntualissimi. C'è il tabellone luminoso e mi dice in quanti minuti praticamente arrivi il pullman ed è puntualissimo. E poi non si può andare al centro con la macchina perché. Non ci sono parcheggi, ci stanno... quindi l'unica città del mondo che io prendo i pullman e non vado con la mia macchina praticamente al centro è Milano. Milano non è solo questo, non è solo il fatto Milano è molto avanti, è molto avanti e spero che Napoli... Il brutto è che siamo, Milano è avanti perché è un centro che sta più vicino alle frontiere, quindi gli scambi sono più facili, a Napoli è più lontano, non lo so perché, poi abbiamo una situazione di clima... A Milano piove sempre, quando vado a Milano piove sempre, <ride> e qua anche oggi, dicevo, anche oggi dicevano che ci stava chissà quale burrasca, invece vede il cielo sereno. <ride> Quindi, eh, Na Napoli, eh, anche, anche da un punto di vista climatico, eh, batte, batte i fatti negativi, le, le previsioni negative. <ride> la Domenica Azzurra ha avuto un grandissimo ospite prestigioso come Corrado Ferlaino. Ma quanto è azzurra la sua domenica? Quanto è azzurro? Beh, sempre, perché vedi, guardi, io metto solo l'azzurro come camicia. E allora grazie, ci vediamo magari a giugno allo stadio, al Maradona. Eh, certamente, io spero, sono certo che ci vediamo a giugno al Maradona. Grazie a Corrado Ferreiro. Se lo stadio è la casa di Digo Armando Maradona, questa è la dimora napoletana, il pibede oro. Qui siamo a Miano, presso la casa della famiglia Vignati, presso quello che è il museo ufficioso ma anche ufficiale di Maradona. Con i tanti cimeli conservati dalla famiglia di Vignati, al club Napoli Saverio Silvio Vignati, club intitolato al custode storico dello stadio San Paolo. La moglie, la signora Lucia, è stata la governante per anni eh, di casa Maradona quando Diego era a Napoli, eh, le figlie babysitter di Dalma e Giannina e Massimo Vignati, invece un fratello minore. Qui sono custoditi tanti cimeli, dalla panchina al, del San Paolo dove si spogliava Diego, al pallone, al contratto, alle magliette, tantissimi ricordi di quella che è appunto la dimora napoletana di Maradona. Qui si respira davvero un'atmosfera argentino-napoletana. Eccolo qui Massimo Vignati. Ma qui c'è proprio un santuario di Maradona. Eh sì, come tu ben sai, siamo la famiglia napoletana di Diego. Qui c'è il santuario dedicato a Dio che, avendo la fortuna che mamma, era la cuoca e papà il custode dello Stato. Vieni, ti porto a vedere tutti gli oggetti di vivo. Andiamo, prego. Siamo pronti a entrare, Massimo? Siamo pronti. Siamo arrivati. Benvenuti a Santuario. Prego. Siamo dunque nel santuario di Dico Armando Maradona, nel museo Saverio Silvio Vignati, del club, associazione. Caro Massimo, due anni fa ci lasciava il tuo fratello maggiore, eh, che sensazioni hai, che, che, che sofferenza ancora provi? Ma sì, come dicevi tu, qua è un santuario familiare, un santuario di vita vissuta, è un dolore grande, perché per me, come dicevi tu, per me è un fratello non era, perché ho vissuto l'uomo Maradona, Diego, e ti posso assicurare che è la più forte del campione. Eh, per me è come quando ho stesso dolore quando ho perso papà. Eh, però eh, loro due ci danno la forza, andiamo avanti. Ricordo cose, perché Diego è immortale: non muore mai. Vive dentro di noi e tutti i tifosi napoletani. Nel cuore dei tifosi vive Diego, che però ci ha lasciato in modo un po' eh, rabbioso per i tifosi, perché insomma, lasciato solo in quella giornata e ancora una volta dobbiamo ricordarlo però con il sorriso Diego ma dico sì, Diego è mortale non muore come dicevo vive dentro di noi è stato un peccato sì io dico sempre a tutti i tifosi che è un pellegrinaggio di tutti i tifosi di tutto il mondo al di là dei colori delle squadre che vengono da i mondi mondo perché Maradona è Dio se non lo diciamo noi che siamo di parte ma lo dicono tutti quanti no? anche ieri l'ha dimostrato con ecco, l'uomo il calciatore l'inventore Maradona questo è eh, sì, e Diego è stato un peccato come è andato a finire. Ti posso assicurare che stava a Napoli e non moriva. Perché io dico sempre: Diego è un napoletano nato in Argentina. Vediamo allora questi cimeli, molti, tantissimi, regalati alla famiglia Vignati. Questo è il mitico Giubino. Del mitico palleggio del riscaldamento in Germania, tra l'altro, il Napoli tornerà per la Champions. live L'Avislav Opus, Maradona che balla, canta, palleggia, una danza diventata non solo virale ma leggendaria. Massimo. Sì, questo è un bel ricordo perché, come tu ben avendo mamma che è stata la cuoca governante, papà è il custode per 36 anni agli spogliatori del Napoli e San Paolo, e non mi sono fatto mancare niente. Tutti i sette anni ho fatto racchetta, palla. Allora quando finiva la partita andavo verso Dico. Mi ricordo quella partita in casa con il Monaco, il Dio si dimenticava dell'acqua. E infatti poi dopo andò con lui negli spogliarfami la doccia e mi ha dato una tuta. Quando è andato alla semifinale a Monaco, lui mi ha portato questo qui e ha detto così quando piove non di bagno in più con il QI, perché avevo la fortuna tutti i lunedì di andare a giocare a caccetto con Diego dal signor Gianni in proda. Poi dormivo a casa e il martedì andavo con Giulio all'allenamento. Ecco come un fratello, perciò ti ho detto, per me ti posso raccontare l'uomo, un grande uomo. E poi c'è la panchina. Ecco, secondo... Questa è la panchina, diciamo, perché è una cosa particolarissima, la panchina degli spogliatori del San Paolo, vecchi ovviamente, il posto di Cormando. Sì, come tu vedi papà, negli spogliatori, vedete se tessi sulla panchina lì, c'era questo quadro che dovevano fare il segno di croci di calciatori, ma non si potevano sedere. E, sì, questo è un bellissimo particolare, però della sfortuna di mio papà, come tu ben sai negli anni passati, San Paolo si allagava in una maniera che non hai idea. L'acqua arrivava sotto al soffitto. Essendo papà responsabile si doveva farlo inventare e tante cose venivano buttate. Papà cercava sempre di recuperare tutto e questo un giorno disse eh, Guardi a papà che se ce la motta prima che eh, qualche volta l'alluvione se la porta e l'ho messa qui per anni sotto la mia cantinola e dopo poi ecco, è nato il museo dedicato a Dio. Scorriamo ancora con i palloni di Maradona, ovviamente le maglie di Maradona. Questa è la maglia dello scudetto, eh, dell'anno dopo lo scudetto, ovviamente. La vediamo insieme con la foto di Diego. Questa è bella perché secondo scudetto eh, la dedica alla mia mamma napoletana, e questo è il ricordo che non dimenticherò mai. Poi ci sono borsoni, scappi dei mondiali dell'86. Questa è la foto quando lui ha rivisto mamma dopo 20 anni, e da Bruscolotti. E fu una sorpresa immensa vedere Diego piangere e di abbracciare a mamma perché io dico sempre la. Il bello di questa storia, non i sette anni, è il dopo, che fino a pochi giorni fa sono stato a Roma e qui c'è una medaglia. Quando Dalma mi ha visto e mi ha abbracciato con affetto, con amore, lei, Giannina, Claudia, mi ha regalato la, la medaglia di questa partita della pace in onore di Dio. Voluta dal Papa, voluta dal Papa. Andiamo ancora avanti. Poi il di Pelé che ha regalato a Maratona proprio perché siamo nel periodo dei mondiali in occasione a Milano e ce l'ho io che Pelé regalò a Diego, il ciao, sta lì, il pallone di Ducira Ferrari, Scarpini, l'ultimo mondiale di Diego che ha giocato con l'Adidas perché Diego ha fatto l'ultimo mondiale. E lì c'era mia sorella che era la babysitter di Amma Gianni che era con loro e mi ha regalato le scarpe, la tuta, la borsa, cioè po poi ci sono palloni, il mitico pallone 3-1 a Torino, il primo anno dello scudetto. È, sì. Questa è la partita chiave Bravo. del primo scudetto, Bravo. cari amici, vediamolo insieme, Volpecino, tocchiamolo Giuliano anche, magari Ferrari. trasferiamo ai sì. giocatori attuali. Sì. sì, Volpecino, Giordano e Ferrario. Poi lì c'è una foto bellissima quando dici che è tornato dopo dieci anni a Carambe che sorpresa. Sono stato con loro e mi hanno portato con loro. È una bellissima. Poi ci sono diverse foto, come tu ben sai. Questo era l'ufficio di papà giù allo stadio. E dopo, purtroppo, la scomparsa di papà, per una mia cosa personale, ho deciso di portare tutto io. Ci accomodiamo okay. sul divano che era di casa Maradona. A via Scipione capisce. Il divano di casa Maradona, che ho avuto la fortuna, un giorno che era il compleanno di Dalma, proprio dove sei seduto, c'era Diego, qua io, e alla tua testa c'era un cantante così, un certo Ugo Inglesias ah. Con la chitarra, perché Diego, se non era un grande calciatore, era un grande ballerino, perché cantava e ballava bene. E dopo di tutto, come al solito la mia scognizzeria, io dissi: Ugo, è bella la chitarra, e lui presa e me la regalò. c'è la mamma a casa. Fatti capire quello che ho vissuto, quello che. La, veramente ho passato dei momenti bellissimi da me e ce l'ho attaccati dentro di me anche crescendo quasi all'età di 50 anni. Non posso mai dimenticare. Massimo, è, è giusto ricordarlo uh, attraverso l'affetto, attraverso queste straordinarie eh, celebrazioni. Ma si potrebbe fare qualcosa di più per ricordarlo? Il comune, il calcio, Napoli? Potrebbe fare qualcosa di più, secondo te? Ma sempre per il bene dei tifosi. Bah, eh, io l'appello che faccio come tu pensi è il mio sogno ma soprattutto il sogno di mio padre che questo museo è nato a San Paolo nella stanza di papà che tutti i più grandi personaggi iniziano da quei giornalisti a prendere il caffè eh, e il mio sogno di papà era quello là perché questo oggi che si chiama state di Armando Marato dovrebbe stare lì in una stanza perché questa è una famiglia che lui chiamava la mia mamma napoletana una famiglia che ha amato l'uomo e ha di là poi il personaggio che non l'ha sempre amato ancora oggi eh, io dico, questo Diego era del popolo, della gente, questo è il museo della gente, del popolo. Se mi danno la possibilità, altrimenti sta sotto la mia candinella. No. Vado avanti per la mia strada, fiero e orgoglioso come sempre mi ha insegnato mio padre: con la semplicità, i valori e l'umiltà che si nasce. È un luogo che vengono. Eh, noi tifosi possiamo già essere orgogliosi perché anche questi giorni, queste vengono televisioni da tutto il mondo, eh, tifosi e turisti da tutto il mondo tutto rispetto, questo non è un murales, questo è un santuario che è una famiglia che ha vissuto con te. Tu immagini che te che è mia mamma chiamava la mia mamma napoletana? Noi siamo 11 e lui era il nostro dodicesimo fratello. Allora, poi si vado con mamma e dice: No, io ho il primo figlio mio, per farti capire. Poi ho due figli maschi, uno si chiama Saverio e mio padre, e il si chiama Di, cioè questo è un amore viscerale. Pochi mesi fa qui è venuto la mamma e il fratello di Dibala, al di là dei colori, Maradona per loro è tu, vedere la mamma di Dibala e il fratello piangere. Vedendo le cose ti dico che è una delle più belle soddisfazioni. Se il Comune o il Presidente ho dato sempre la mia disponibilità, sente sempre, sempre il custode, i cimeli sono miei, ho messo a disposizione. Altrimenti vado per la mia strada come è sempre fatto. Il club Severo Silvio Vignati, presente in distinti col bandierone stupendo di Maradona, è impegnato anche nel sociale, attività per il Santo Bono Pausillipon, raccoglie sempre fondi attraverso anche queste esposizioni in giro per la Campania e per l'Italia per raccogliere fondi per i ragazzi, anzi per i bambini malati del Santo Bono Pausillipon, per i vari reparti, per le varie ricerche contro il terribile male che affligge i ragazzi. Come, come ha detto adesso, il, i veri problemi della vita sono questi qua, i bambini e il futuro di domani, dare a loro la possibilità di continuare ecco, come giornalisti diffusi e tutto. Vedi, c'è una goccia d'azzurro, perché io sono donatore di sangue da 30 anni e vado a Posilevò a donare i bambini sangue con tanti amici e tutti. In più poi, facciamo delle esposizioni e aiutiamo questi bambini a dare una possibilità, comprare le macchine, delle cose. Quando vado lì e vedo quei bambini sorridere come dire papà e Dio. E questa è la cosa bella di questa... Di questa, di questa associazione e questo club dedicato a mio padre che è aiutare il futuro del domani e quella è la cosa più importante e allora grazie a Massimo Vignati al club Severo Silvio sì, Vignati però ti volevo far sì? vedere ancora qualche altra cosa con sì studio. ci immergiamo in, queste, però, no, in no, questi era, cimeli in perché ti sei seduto poi come ti dicevo è venuto eh, la mamma e il fratello di Dibala che poi Dibala mi ha mandato i ringraziamenti ho detto Paolo ti raccomando tutto il rispetto che lui mi ha promesso mi verrà trovare mi devi portare la maglietta in l'Angentina, altre maglie, tutto rispetto. E ci sono le racchette di Gabriella Sabatini, ah. che ho avuto la fortuna di vederla spesso perché dormiva anche a casa di Dio. Lei veniva a fare i mondiali a Roma e era ospite di Dio. E ho saputo che poi la, è la suocere di Ribala, Gabriella Sabatini. Guarda, porta le cose. E sotto poi qua questa, questa bandiera che tu vedi, è coperta con quella lì, come dicevi tu, è distinta, apriamo quella là da 10 metri e 10, è coperta poi con la bandiera dell'Argentina e sotto ci sono ancora tante cose di Diego che co qui potremmo aprire un mercatino perché con me, come dicevi tu, io non sono un collezionista io sono avuto la fortuna che mamma era la cuoca e sono tutte cose regalate personalmente ai miei fratelli questo è il mitico questa è una chicca qua inizia tutta la bella storia qua quando Diego, mo ti faccio vedere la foto, è venuto da Barcellona a Napoli è sulla Alex Scalette dell'Alitalia, vedi Diego? Fa con il dito così, e da lì inizia una bellissima favola. Il primo giorno di Maradona a Napoli, il 4 luglio 84 il giorno prima della mitica presentazione, con questa camicia. Con questa camicia qui, infatti. Poi parliamo di. tu immagini, mamma c'è pure la camera da letto, Ti ho detto, per me, dire è tutto, è un fratello, non muore mai, vive dentro di noi. E poi ci sono maglietti, giubbini, eh, mondiali 90. Man... Di tutto. Allora, ci immergiamo con te, facciamo una bella panoramica con il nostro amato di sunno. Eh, ringraziando Massimo Vignati perché ci immergiamo in questo santuario di Maradona. Grazie, grazie a te. E poi, da qui, devi riprendere, che lì inizia tutta la bella favola. Il contratto di Maradona: quando dal Barcellona è passato a Napoli, e da lì è iniziata questa bellissima favola. Qua vedi c'è la firma di Diego, Giuliano e tutti i dirigenti restanti di del Barcellona. Con noi anche la governante di casa Maradona, ma soprattutto una mamma, la mamma napoletana di Diego. Eh, si vede subito l'affetto che ha per Diego. Eh, sono giorni tristi questi, signora Lucia. Sì, è troppo triste. Domani deve passare venerdì. È brutto come è andato via, però un ricordo bello invece di Diego. Qual è? Bene, sì, assai ricordo bello. E la donna? Che tutto costa. cosa mangiava Maradona in particolare? La frasella capomarone, la zuppa di pesce la panina di mutadella, il sufrito di spaghetti che hanno mangiato. E tutto, tutto mangiava a Napoletano, non mi piaceva. Ma era dove? Era un, era un conto, era il calciatore. Dico com'era, che ragazzo e era bravo, assai umile e bravo. E generoso. Ma si vede bene, è generoso e bravo. Mi ricordavo con affetto tutti? Tutto, ciao amore, mamma.